lo chiamavano Pinocchio. Lo chiamavano Pinocchio i suoi amici di Livorno, non una persona che non conosce, non uno che non ci ha mai parlato, i suoi amici storici, quelli con cui è cresciuto, lo chiamavano Pinocchio. Motivo, Dio santo Dio, ci sarà. Motivo ci deve essere, perché Allegri è uno che mente sapendo di mentire. E la conferenza stampa di oggi è stata la dimostrazione. Era ovvio che avrebbe ragionato su questo binario? Per me sì. Non potevo aspettarmi qualcosa di diverso per tutta la narrazione che aveva portato avanti fino a questo momento in stagione. Me lo aspettavo, c'è poco da dire. Però le facce, i tentennamenti, quelle pause che si prendeva tra una frase e l'altra, ti facevano comprendere che lo stesso Allegri era in difficoltà. Io oggi l'ho visto veramente in difficoltà. E secondo me è stata una bella conferenza stampa, bella perché è stata lunga, intensa e con anche qualche domanda un po' scomoda sulla quale Allegri ha dovuto un po' arrampicarsi sugli specchi per portare avanti quella che è la narrazione dell'obiettivo della Juventus in stagione, solo ed esclusivamente entrare nelle prime quattro. No, non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero, non è assolutamente così. E Allegri fa un po' fatica in questo momento a mascherarla. Perché poi ha sempre detto, ma le prime quattro posizioni magari sono anche la seconda, magari anche la prima. Eppure si parla sempre della distanza dal quinto posto, perché le prime quattro. Sì, ma c'è molto di più. E quindi quello di domani è uno scontro diretto, a tutti gli effetti. Ben ritrovati ragazzi, come state? Tutto bene? Ora iniziamo anche a parlare effettivamente della conferenza stampa, non vi preoccupate, però questo cappello introduttivo secondo me era necessario farlo, perché veramente oggi siamo arrivati di fronte a il palese, veramente oggi è stato palese, quindi se non avete visto ancora la conferenza stampa magari andatevela a recuperare proprio per vedere le facce, le pause, quelle robe lì. Io vi chiedo un mi piace, un'iscrizione al canale e un commento, qui sotto c'è lo spazio dedicato appunto alla community, e vi dico che l'ultima volta avevamo parlato della possibilità di cambiare un po' il format, però cambiarlo prima di questa partita qua non mi sembra assolutamente giusto, quindi andiamo avanti con questa tipologia, poi eventualmente ci facciamo un pensiero sulle prossime. E Allegri dice, domani sera a Milano andremo tutti, recuperati Chiesa e Rabiot e abbiamo anche i due nuovi, ovviamente Jalot che dice è più indietro e Alcaraz che oggi farà il primo allenamento con la squadra, ma andremo tutti a Milano. Quindi c'è curiosità, Jalot lo sappiamo, è alle prese con recupero di un infortunio molto pesante, e invece sono molto curioso di vedere Alcaraz, non so se domani ci sarà spazio, io immagino di no, penso proprio di no, la logica mi porta a pensare questa cosa qua, e lo stesso Allegri secondo me oggi ha dato anche dimostrazione di ignoranza nel senso buono, perché ovviamente un giocatore, Allegri ha detto tutto da scoprire, credo che sia quella la definizione, siamo secondo me molto ignoranti tutti in Italia su Alcaraz, non so quante persone siano effettivamente documentate a dovere su questo talento qua, probabilmente quelli che per mestiere fanno gli scout, gli osservatori e forse qualche appassionato della Premier League dell'anno scorso o addirittura della Championship di quest'anno, però secondo me stiamo parlando veramente di poche, pochissime persone, una cerchia molto ristretta. E Allegri dice, non è questione domani sera di vedere che partita sarà, sarà sicuramente una partita meravigliosa, una serata di sport con uno stadio esaurito da 80.000 persone, sappiamo la forza dell'Inter, noi stiamo molto bene, ecco sullo stiamo molto bene sono curioso di vedere se è vera questa cosa, perché secondo me dopo Juve-Empoli ci siamo portati dietro un po' di tossine, è una tappa, poi ce ne saranno altre dove noi dobbiamo fare ancora molti punti per raggiungere il nostro obiettivo Champions. Oggi si è anche un po' sbottonato, ha fatto capire pressappoco quanti sono questi punti nella sua testa. Però lui parte, ovviamente, come al solito, mettendo in primo piano quello che è l'obiettivo Champions. Nessuno gliel'ha chiesto, l'ha voluto dire lui, gli era soltanto stato chiesto che tipo di partita sarà, come se la immagina, quali sono le cose che... E ovviamente c'era la volontà di dirlo, l'ha detto, come al solito. Mi soddisfa Alcaraz, è un giocatore giovane e voglioso di fare bene, da oggi sarà a disposizione con voglia di imparare e sono contento. È tutto da scoprire, arriva da un campionato diverso, quindi non c'ha per niente fatto un assaggino, un antipastino di quelle che sono le caratteristiche del giocatore, proprio zero assoluto, probabilmente anche Allegri stesso, come dicevo prima, è abbastanza caduto dal pero quando gli hanno proposto questo nome. Già lui è indietro perché viene da un crociato, ma credo che domani verranno convocati tutti e due, quindi non solo andranno a Milano, ma appunto dovrebbero essere proprio a disposizione. Mi sorprende per Thiago Jalot,
E invece non mi sorprende per Alcaraz, che mi immaginavo potesse essere convocato, anche se, ripeto, sarei sorpreso di vederlo in campo, quello sì. Chiesa titolare non lo so, oggi dovrò decidere. L'importante è avere a disposizione, è avere tutti a disposizione, ormai siamo nella seconda parte della stagione. Poi avremo anche le due finali di Coppa Italia. E quindi domani è un passaggio bello, è innegabile che sia una bella partita importante, ma soprattutto una bella serata. Da vivere e giocare con le nostre armi migliori, sapendo che gli avversari sono forti e fanno cose importanti. Allegri proprio l'ha buttata in questa direzione qui. Non è la partita scudetto, non è la partita decisiva, il risultato di domani non cambia niente, è soltanto una bella serata di sport. Ma quando mai? Ma quando mai? Domani crocevia indispensabile della stagione. Cioè, dire di no, per quanto mi riguarda, è una follia. Una follia, perché è una partita troppo importante, per quello che è il peso specifico, per quello che è il peso mentale, per quello che è l'orientamento, per quella che è la narrazione, per quella che è l'attesa, per quello che è stato il faccia a faccia a distanza anche, mediatico, con tutte le dichiarazioni. Domani sera, partita troppo importante, troppo. Con Moise ho parlato, purtroppo è saltato il trasferimento. Io ho detto che deve pensare a lavorare e rimettersi in piedi. Ci sarà sicuramente utile nella parte finale di stagione. È un po' che fermo, speriamo di riaverlo al più presto, è un'arma in più che abbiamo. Io qua sono soltanto curioso di capire con che mentalità, con che testa, con che voglia, con che motivazione Moise Kean tornerà ad allenarsi con la Juventus quando ormai era già fisicamente a Madrid, addirittura andato ad assistere a un match dell'Atletico. Non è facile, speriamo che possa farlo nel migliore dei modi. Cosa deve mettere in più la Juve domani sera? La voglia e la convinzione di fare risultato. A fine partita vedremo chi è stato più bravo. Dobbiamo fare una bella prestazione, è un test importante per noi. Sì, è un test molto importante per noi, mister. Delicatissimo, come diceva De Sica, delicatissimo. La concorrenza fa bene a tutti, non solo a Yıldız o Chiesa. Soprattutto quando giochi una partita a settimana, dove devi dimostrare di essere in condizione fisica e mentale. E qua Allegri fa capire che Yıldız non era in condizioni o fisico o mentale, e mi pare proprio di vedere che quella fisica c'era, e quindi mi pare di capire che Allegri non abbia visto Yıldız in condizione mentale durante la settimana precedente. Ma che cosa è successo effettivamente? Bel mistero, sarebbe interessante saperlo. Da questa cosa trae beneficio tutta la squadra. La dimostrazione è di quelli che vengono in panchina e quando entrano sono pronti. Quest'anno la squadra è molto coesa, sono contento di quanto stanno facendo i ragazzi, ma quanto fatto fino ad ora non conta assolutamente niente. Prendere carta e penna e scrivere assolutamente questa frase. Quello che abbiamo fatto fino adesso non conta assolutamente niente. Zero assoluto. No, cancellare, via. Non ci serve. Non ci serve. Non abbiamo fatto niente. Siamo arrivati allo scontro diretto, alla vigilia dello scontro diretto, molto vicini ai primi in classifica. E beh, e sti grandissimi, non fatemi dire cosa, non abbiamo fatto assolutamente niente. Questa frase è perfetta. Poi, ovviamente, sappiamo, Allegri bastone e carota, perché poi dice domani è una partita importante, bella da giocare, ma saranno decisivi i punti che faremo da ora fino a fine campionato, e questa da ora fino a fine campionato punti decisivi sono assolutamente d'accordo, però poi che cosa fai? Non ce lo aggiungi per il raggiungimento del nostro obiettivo lì, boom, così a tradimento buttato lì, lo chiamavano Pinocchio. Stiamo iniziando ad avere tantissime cose da mimare con le mani ogni volta che Allegri dice una determinata frase, sembra quei pupazzi che gli tira la corda e dice la frase e magari si muovono pure. Yıldız l'ho visto comunque meglio questa settimana, speriamo, perché secondo me uno tra Chiesa e Yıldız deve partire, e vedo difficile Chiesa dal primo minuto, ma magari sbaglierò. I vecchi sono abbastanza giovani, la squadra è serena e ha lavorato bene, la partita è bella e difficile, loro primi, noi secondi. Non è che domani finisce il campionato, ma saranno decisivi i punti che si faranno da oggi a fine campionato. È logico che dopo Inter-Juve c'è vita, c'è un calendario ancora pienissimo per quanto riguarda la Serie A, pienissimo. E quindi punti di qua, punti di là, punti di su, punti di giù, questo io non lo metto in dubbio. Per uno scontro diretto, che l'andata è finita in pareggio, questo in casa loro, e siamo distanti perché loro hanno una partita da recuperare. Quindi non è che domani finisce il campionato, se vince l'Inter per me sì. E Allegri dice infatti non è uno snodo decisivo domani per il campionato. Ma quando mai? Perché dice, con i tre punti tu fai due pareggi, loro due vittorie, tu rubano quattro punti. Sì, vale anche il contrario, però poi bisogna vedere se quest'Inter te le fa, queste inciampate, no?
Quindi se te domani i tre punti non li prendi, come pensi di poter recuperare punti all'Inter quando è molto più probabile che inciamperai te piuttosto che loro? Poi magari ci si riesce in un modo che in questo momento il mio cervello non riesce a processare, però secondo me questa è la grande bugia di Allegri, non è uno snodo decisivo domani per il campionato. Ripeto, noi dobbiamo fare i punti decisivi per arrivare in Champions. Quello è l'obiettivo nostro della stagione. Secondo voi, se tiro una testata al muro, viene giù la casa oppure no? Dipende, una testa molto dura. Quando ci sono queste partite belle da giocare, è bello che tutti dicono e parlano, ma i ragazzi devono stare sereni, divertirsi e giocare una partita sapendo i nostri limiti e sapendo che siamo in una buona condizione. Questa è la frase giusta, ma perché noi dobbiamo continuare ad inserire la frase Dio santo, mi tolgo gli occhi dell'obiettivo Champions l'anno diretto. Poi è logico che Allegri l'ha portata avanti tutta la stagione, ci mancherebbe altro. Ma perché dirlo? Cioè, non capisco più perché dirlo, non ce la faccio più, sono arrivato all'esaurimento nervoso. Chiesa cerca sempre di fare il massimo e mettersi a disposizione. Poi è normale che l'operazione che ha avuto il modo di giocare che lui crei ogni tanto un po' di fastidio. Deve conviverci, ma più passerà il tempo più sarà a suo vantaggio. Io spero che possa anche guarire, in realtà, perché se questa sarà la vita di Federico Chiesa d'ora in avanti sarà difficile. Sentiamo la necessità e la voglia di giocare una bella partita. Per il lavoro fatto quest'anno con questi ragazzi meravigliosi, credo che sia un premio giocare questa partita. Bella frase, questa, meravigliosa. Non significa che andiamo laggiù, noi andiamo laggiù e cerchiamo di fare il massimo e portare via il risultato, ma non sarà facile. Attenzione, c'è cascato, l'ha detto in uno scontro diretto, dato che può succedere di tutto. L'ha detto, c'è cascato. Da lunedì si volterà pagina e penseremo l'Udinese e poi il Verona. Domani è un'altra tappa di questo percorso che finisce il 25 maggio. E poi gli hanno chiesto, ma dà fastidio che ci siano state delle voci di mercato su Rabiot lato Inter, Cambiaso lato Real e Allegri? Cioè, no, fastidio no. Rabiot è importante e pesante dentro e fuori dallo spogliatoio, e cioè in campo. È un giocatore della Juventus e sono contento di poter contare su di lui. Di Cambiaso, ovviamente, sono voci di mercato di cui non parlo. Però posso dire che fanno piacere alla società, perché ha un valore patrimoniale importante e una squadra fatta di ragazzi giovani che possono dare futuro alla Juventus. Bravissimo. Bravissimo Allegri a smorzare in questo modo. E poi gli hanno chiesto, un giocatore dell'Inter che ti meraviglia o che non ti aspettavi così forte e se è più importante domani vincere o non perdere? Iniziano un po' le domande scomode, mi è piaciuta questa domanda. E Allegri dice, nell'Inter mi ha meravigliato in positivo Thuram, sono stato meravigliato in positivo da Thuram. E poi su quella lì, pareggio, vittoria, non lo so, ma come non lo so, ma come non lo so. E dai! È più importante non perdere domani sera. Cioè, guardiamo la classifica, guardiamo la distanza dalla quinta. È più importante non perdere o vincere? Non lo so. Come al solito, noi andiamo a cercare di fare un risultato positivo, poi il risultato lo vediamo a fine partita. Beh, allora vale tutto. E poi gli hanno detto, ma guardando il distacco, no, di più 18 dalla quinta, ma allora che cosa c'ha da perdere la Juventus domani sera in caso di sconfitta a San Siro? Domanda meravigliosa, domanda intelligentissima, che smonta totalmente. E Allegri qui ricorre all'arma più forte a disposizione, la freccia più potente nel suo arco da tirare, e dice, da perdere? Quando giochiamo siamo sempre 0-0. C'è sempre da perdere. Quando mi dicono che non c'è niente da perdere, mi giro alle scatole. Quando giochiamo c'è sempre da perdere. E no, se l'obiettivo è comunque mantenere almeno un punto di vantaggio sulla quinta, domani sera non c'è niente da perdere, perché contro la squadra più forte, quella che può vincere lo scudetto, si può perdere, si può pareggiare. Tanto l'obiettivo è comunque arrivare un punto sopra la quinta, quindi qualificazione Champions, allora domani da perdere c'è poco e niente. Oppure no. Forse. E dico forse. Posso dire che i ragazzi, ce lo siamo detti all'inizio, che la nostra forza è lavorare sui nostri limiti. Non significa essere più o meno bravi degli altri. È un gruppo coeso che voglia di fare cose importanti. Al momento la squadra ha fatto 53 punti, ma ne mancano minimo 20 per tornare in Champions. E Allegri dà la quota Champions. Ok? 20. 3 per 7, 21. Quindi se facciamo 7 vittorie, significa che l'obiettivo stagionale è completato e poi magari sentiremo davvero parlare Allegri in maniera sincera. Non lo so, non credo, anche perché tanto passa da domani.
perché 3 punti domani, poi mancano 6 vittorie per arrivare a quei 20, fanno 21, d'accordo, e contemporaneamente rimani lì vicino all'Inter. Facciamo la partita di domani, poi quella con l'Udinese. Il fatto, quello che è stato fatto, rimane lì. Le cose da fare invece vanno scritte, e per scriverle bene vanno fatte bene. Questa è una frase che mi dà coraggio e fiducia, devo dire la verità, perché era tanto che non si sentiva questa cosa che il fatto rimane lì, non è quello da guardare, chi se ne frega del fatto, è il da fare che va valutato. E deve essere sempre così nel calcio, perché è un mondo malvagio, malefico. Quello che hai fatto rimane lì e devi concentrarti solo sul da fare. Non so se l'Inter ha paura di noi. Noi abbiamo grande rispetto e, come dico tante volte, sono i più forti del campionato e i favoriti per lo scudetto. E questo deve essere chiaro a tutti. Per me è vero. Sono i più forti e i favoriti. Questo non significa che hanno vinto loro. Noi dobbiamo concentrarci sul fare e giocare le partite. Cerchiamo di fare risultati. Il resto sono tutte chiacchiere che non ci devono riguardare. Risposta politicamente politichese, però corretta secondo me. Vediamo domani il risultato che verrà fuori. Poi mancano tante partite, perché gli ho chiesto, ma quindi se domani l'Inter vince, il discorso scudetto è chiuso? E anche questa domanda è interessante, intelligente, dato che sono i favoriti, sono i più forti, sono in avanti, se poi vincono pure, allora significa che è finita. E Allegri, no, qui tira fuori le unghie, inizia a arrampicarsi sugli specchi, dice, vediamo, dai, domani il risultato che verrà fuori. Poi mancano tante partite, calcio è pieno di imprevisti, serve stare con i piedi per terra, con equilibrio, sapere che ci sono i momenti di difficoltà, poi bisogna gestire i momenti di difficoltà quando ci sono e continuare a lavorare. Domanda, se l'Inter vince, il campionato è chiuso? Risposta questa. Classico, doppio passo all'Allegri e se ne va da una parte piuttosto che dall'altra. Non sono ancora orientato sul play dell'Inter, perché gli chiedono solitamente quando giocate con l'Inter, un riferimento sul play ce lo mette. Allegri dice, oggi faremo allenamento e poi decideremo domani prima della partita. E poi una frase bella che si riconduce al video che ho fatto ieri, in cui parlavo di Lautaro Vlahovic, e l'arma segreta che abbiamo per battere l'Inter. Se non l'avete visto ve lo lascio qui sopra nelle schede, comunque lo trovate sul canale, è il video prima di questo. E dice, una cosa che bisogna fare bene domani è correre anche molto, è una cosa che aiuta e aiuterà. Chi ha visto il video sa, chi non ha ancora visto il video lo saprà a breve, perché se lo andrà a rivedere, sono convinto di questa cosa. Partita dell'andata sembra ieri, è passato poco tempo. E in effetti sì, perché era a fine novembre, so per certo perché è stata la prima partita che abbiamo visto qui, nel nuovo studio, e da quel momento non abbiamo mai perso. Quindi molto bene, molto molto bene. Speriamo di continuare questa striscia di imbattibilità pure per domani. Speriamo. Fu una partita molto equilibrata, con molto rispetto e molta tattica. Credo che domani sarà una partita molto diversa. E allora, se è stata tattica, equilibrata e di rispetto, se domani sarà diversa è perché il Demogorgone sta cucinando, perché c'ha in mente qualcosa. E che cosa c'ha in mente? Nel video di ieri vi ho spiegato tutto, quindi andatevelo a vedere. Signori, è stato un piacere passare con voi circa 20 minuti, io vi ringrazio per l'attenzione, se siete arrivati fino qua ovviamente, perché se non siete arrivati fino qua i ringraziamenti non li avete sentiti. Devo dirvi la verità, sono già entrato nel mood vero e proprio di Inter-Juve da un po', però adesso dopo la conferenza stampa so che effettivamente sta arrivando, ed è qui, ed è concreta, la senti, la puoi toccare, quindi rilassiamoci un attimo e poi domani mattina ci ritroviamo con tutti quelli che sono i video soliti, probabili formazioni, statistiche, punti forti degli avversari, cose a cui stare attenti, ma ne approfitto quest'ultimo minutino finale prima di chiudere per ringraziarvi anche del supporto che mi state dando sul mio secondo canale. Non lo sapevate? Ho un secondo canale qui su YouTube, siamo vicini ai 20.000 iscritti pure lì, quindi se siete interessati a qualcosa che di completamente diverso in realtà dal mondo del calcio, cose legate al collezionismo, legate alla lettura di determinate, trovate tutti i riferimenti sul canale o qui sotto in descrizione. Fateci un salto perché la community è sempre più attiva pure lì e di questo sono estremamente contento. Ciao ragazzi, un abbraccio, forza Juve, iniziamo a metterci nell'ordine delle idee che domani sera, mamma mia, metto già il cappuccio. Chi viene in live reaction con me sa che cosa vuol dire. Ciao.